Ciao e benvenuto o benvenuta in questo nuovo vlog che racconta un po' quello che è stato il viaggio di 15 giorni in Messico a partire da Capodanno assieme ai miei due amici Teodoro e Manubrio, che in realtà si chiamano Matteo e Manuel. La notte avviene del 31 dicembre, quindi festeggiare Capodanno, per poi partire con un volo da 12 ore diretto a Cancun. Da Cancun poi è partito un road trip in cui abbiamo visitato varie città, tra cui Isla Mujeres, Valladolid, Tulum, poi giù a Bacalar, di nuovo a Tulum, Holbox, che poi si pronuncia Holbox, e da Holbox di nuovo a Cancun per poi prendere un volo che ci ha portati a New York. Prima di lasciarti al video, un breve recap di quelli che sono i temi più interessanti secondo me che ti possono essere utili se decidi di intraprendere un viaggio come questo. Primo punto, i trasporti. Noi abbiamo optato per gli autobus e per esempio a Tulum abbiamo noleggiato degli scooter a costo di circa 20-25 euro, per nulla economici rispetto all'Asia. Quello che ti consiglio, arrivato o arrivata a Cancun, è di prenotare il trasporto in bus, che costa 3 euro. Se invece dovessi imbatterti, come è stato il nostro caso, in un taxista, sappi che il primo di gennaio ti costerà 85 euro per una corsa di circa 10 km. Nelle città più piccole ci si muove abbastanza bene anche con i taxi, i prezzi comunque non sono bassissimi, mentre a Tulum, che è molto turistica, soprattutto in questo periodo, sei anche costretto a pagare 20-25 euro per una corsa di 2 o 3 km. A livello di sim siamo andati molto bene, perché con circa 7 euro abbiamo navigato praticamente per 2 settimane. Attenzione solamente alle compagnie telefoniche, perché ovviamente non tutte prendono dappertutto. Unifone era la compagnia che abbiamo scelto, prendeva più o meno ovunque tranne a Tulum e Holbox. A livello di cibo mi sono trovato molto bene, ma del resto mi mangio qualsiasi cosa in qualsiasi circostanza e a qualsiasi orario, quindi non faccio molto testo, ma ovviamente la cucina messicana a me personalmente piace molto. Mi tacos, buonissimi burrito, ma dopo un po' incomincia a diventare pesante. Fattore meteo: gennaio è un grande mese, ovviamente è altissima stagione, tra l'altro Tulum è il periodo delle discoteche, ci sono dei party veramente incredibili, infatti ho un piccolo rimpianto e anche delle scuse da fare ai miei due compagni di viaggio, perché non siamo riusciti né ad andare al festival che avevamo programmato, che era il Day Zero, né all'Afterlife, che era un evento incredibile. Se vi è capitato di vederlo online, è stata veramente una cannonata. Però a livello di sicurezza ci siamo trovati sempre molto bene, se non che l'ultimo giorno a Cancun, per una mia distrazione, tra l'altro in hotel, mi è stato fatto fuori il telefono. Lo vedrai alla fine di questo video e quindi ti auguro buona visione e ci vediamo eventualmente nei commenti. Ciao! È l'alba del 31 dicembre e siamo in partenza. Sto scaldando. Siamo atterrati a Vienna, adesso aspettiamo Manubrio che sta arrivando da Venezia. Zevus! Siamo ad accogliere Manu. Ciao Bel! Bienvenido in Messico! Oh, ma che bella zona che ti ha trovato! Io non ce la faccio, yeah! Non ce la faccio mangiare così. C'è uno che sta facendo il suo segno con lui e poi si tappa la ricca. Vienna? 22. Ecco, sta giù da... È molto buono, è molto buono. Siamo arrivati in aeroporto, voci e occhi un po' affaticati. Amici, siete pronti a prendere questo aereo di 12 ore? Benissimo, dove riesce a scendere, visto la tutela? Entriamo nella decima ora di volo. Manu si è provato a dire con delle ispaniche perché si erano stese in corridoio. Dopo 2 ore di attesa, uno manca una valigia. Eccolo qua. Recuperati i bagagli. No, ce l'ha fatto pagare solo per 17 km 85 euro. Bello prezzo, Bene, siamo arrivati in camera, abbiamo una bella vista sul corridoio. Stiamo andando alla festa dell'unità di Cancun. Provala anche tu, Manu. È salato poi. Non va via dalla bocca, poi tequila, da tequila. Dimmi. Ti piace? È mattina! Hai dormito bene, ma no. Vi avete fatto fare una notte di merda, raga. Andiamo a fare colazione. Comprate le sim, a prenderci la crema solare, cambiamo i soldi, andare in spiaggia. Attenzione che abbiamo Chiara Ferragni, bello. Siamo imbarcati? Tino. Che bello, giuro.
gelo dell'autobus, siamo arrivati a Valladolid, che tra l'altro ha un'ora in più di, anzi un'ora in meno di fuso orario. Ci siamo stabiliti in questo hotel che sembra molto un riad marocchino. Stiamo andando a cercare uno scooter per andare a vedere Chichen Itza, che pare che sia chiusa per proteste, ma noi ci proviamo ad andare lo stesso. Teo non sta molto bene dopo il viaggio sotto zero in autobus. Beh, siamo arrivati fino quasi a Chichen Itza e lì hanno fatto un bel posto di blocco. È stato bello. Bel pacco. Sono 40 minuti. Siamo arrivati qui a Il Cenote. Con l'acqua dentro. C'è un sacco di gente. Piscine e bettoni. Ti tocchiamo da qua? Con coraggio. La cosa coordinata? No. È un buco. Ci siamo fermati a mangiare sulla strada del ritorno. Benvenuti a vedere Il Cenote Zacci. È chiuso. Andiamo a Tulum. Operazione di sbarco delle nostre bagagli. Vediamo come ce la caviamo adesso a trovare un hotel. Dopo siamo arrivati. Ci siamo stabiliti in questa bellissima abitazione e abbiamo trovato anche una cosa molto molto interessante. Con questo, che è una mon. Una mon da 30 euro. In direzione città di Bacalarci. Manu, hai trovato il costume per il tuo amico? Siamo arrivati a Bacalar. Te ne scesi dal bus. Mi sono distrutto la testa. Su questo palo. Siamo arrivati al Maria Maria. Per il tour con la laguna di Bacalar, molto qua in porto a cannone. Sono portato anche il cibo in questo posto veramente carino. Sono dei burrito. No, locale super tipico. Stiamo per fare un tequila sunrise che non ho neanche idea di che cosa sia. E tre tequila della casa che costano ben 1,50 euro. Ciao, sono Matteo. Bevo due cocktail e sono duro. La felpa, tirava fuori. Bellissima. Manuel, dai, dimmi com'è questa marchesita. È molto buona. Di qua comunque è Natale. Ci siamo svegliati per fare colazione per Maria Maria. Cosa stai facendo, Matte, con quel perro? Ho contrattato, faccio un perro cattivo. Ciao perro. Di fare un giro su questo per 5 euro. Quindi niente, qual è il tuo nome? Santos. Santos. Taxi privato. Ci sta portando a Popalito. Io ho fatto la cappellini. Bella che non c'è un cane nessuno. Saluta Antonio! Stiamo andando a mangiare. Bueno! Cos'è il bus? Ho messo Grignani in spagnolo. Siamo tornati in casa e sono 45 minuti che stiamo aspettando Alexis, che ci dovrebbe portare due scooter che in realtà non ci ha ancora portato. Grazie Alexis! Che hai un casco? Io ne ho. Alexis ha portato gli scooter. I caschi della misura giusta. Il cappellino è quello che ti ha portato. La birra è quello degli americani. Ah,
Siamo molto fortunati, c'è anche freddo. Sta venendo giù il demonio d'acqua. Stasera top. Tre uomini in una capanna. Ci mancava il viaggio di scooter con la pioggia. Abbiamo riservato una barca per domani. Tra l'altro di scooter senza targa. Credo che usi così qua, però vabbè. Piccola tappa per cambiare gli scooter. Lo scooter non perché c'è... Questa è la coda per fare la foto con la testa. Non contenti, ci sono 10 euro di scooter da pagare di parcheggio più 3 euro a testa per fare la foto, che fai tu. Abbiamo beccato anche il momento. Siamo arrivati a Playa Pescadores e ci stiamo per imbarcare nel nostro Panfilo che ci porterà a fare un po' una battuta di pesca. Pronto! Barracudino. Rientrando abbiamo preso due pesci, due barracuda di cui uno liberato e un piscolo lagrotto. Allora, il buon Teodoro ha preparato le tre tartare qua. Lì abbiamo dei filettini che dopo andremo a fare altre cosine interessanti. Ora ha creato questi. Tartarina. Di? Kingfish. Teodoro sta friggendo il mango. Mango. Teo ha lasciato a casa il bigliettino della lavanderia, se ci danno comunque i nostri vestiti. Teodoro sta cucinando per nosotros. La pasta. Siamo a Resta, dovevamo essere al desire, invece siamo in casa. Stiamo abbandonando la casa. Ciao casa. Manu rientra in Italia mentre noi andiamo a Olbos. Manubrio! Ecco, da questo momento in poi i video incominciano a perdere la cronologicità perché mi hanno rubato il telefono a Cancun e quindi sono riuscito a recuperare solamente alcuni dei video che erano nel mio telefono. Buona visione quindi con l'ultima parte di Olbox, che è veramente stata una rivelazione, forse il posto più carino che abbiamo visto del Messico, o meglio della parte di Quintana Roo e di una parte di quella che è dello Yucatan. Ci vediamo alla fine per gli ultimi commenti e per uno spoiler di quello che è stato la gestione del furto del telefono. Ora abbiamo mangiato, adesso abbiamo anche bevuto un caffettino che faceva schifo. Bellissima giornata, bellissimo spot. Che a mio soldi ci hanno consigliato la cingada, che è molto carino. Siamo sulla spiaggia e c'è questo mezzo qua che vorrei provare a girare, però ho paura che si muova, che è tipo un guscio con le zampe. Teodoro? Molto 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 bello. Adesso si è spento il sole, ma stiamo camminando da 40 minuti nell'acqua. 40 minuti un'ora fa. Cioè oggi è una giornata fantastica, non c'è come vedete neanche una nuvola, ma linea di nuvole da qua a là, quindi ci spegne i colori dell'acqua. Ci hanno trovato un pesce stupido a quanto pare. Lo chiamavano la fossa. Un pesce di acqua dolce nel mare, non è che vive proprio alla grande. E là in fondo ci stanno i fenicotteri. Niente, abbiamo appena capito che non si può far volare il drone. Non, ormai è volato, quindi pace. Lancio del tacco sul croccale. Andiamo al volo. Ecco, arrivati a questo punto, siamo cronologicamente tra la fine di Olbox prima di tornare a Cancun, dove mi hanno rubato il telefono. Premessa, il furto del telefono, che racconterò invece nel prossimo vlog, è stata solo una parte di quella che è stata poi il furto del telefono, perché in realtà a New York la situazione è peggiorata. Quindi, se ti interessa vedere che cosa mi è successo, quali sono state le sensazioni che ho vissuto e un po' anche gli stati d'animo, oltre che le soluzioni che ho dovuto mettere in atto per riuscire a sopravvivere, soprattutto psicologicamente, ma non tanto per il furto, ripeto, per quello che è accaduto dopo, allora ti consiglio di seguire il canale oppure di guardare appunto il prossimo video che non so quando uscirà. Ciao, grazie per la visione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Questo è il luogo del misfatto dove ieri sera mi hanno fatto fuori il telefono.